Signorina Laura. Sì, scusi. Chi è? Il signor Roberto. Digli di entrare. Entri pure, prego. Grazie. Come va, tesoro? Sono puntuale, no? Sì, puntuale. Che ti succede? Niente, stavo solamente pensando. Pensavo che non verrò a prendere né Katia né Tati. Perché? Ti senti male? No. E allora? Senti, devi farmi un favore, non chiedermi niente. Ho bisogno di stare sola. Io non ti capisco, Laura. Non ti capisco e non posso accettare questa decisione. Non puoi accettare che cosa? Scusa un momento, Roberto. Credo che tu ti stia confondendo. Non capisco perché tutti quanti debbano sempre decidere le cose che riguardano soltanto la mia vita. Voglio stare sola, ne ho assolutamente bisogno. Va bene, ho capito. Va bene. Allora, vado solo a prenderle. Se ci tieni tanto, allora vai. Non è che ci tengo. Sei tu che vuoi così. Ma che importanza ha quello che io voglio o quello che io decido? Per favore, lasciami in pace, lasciami tranquilla, voglio stare sola. Ti giuro che io davvero non riesco a capirti. Allora, me ne vado? Sì, per favore. Come vuoi. Che cosa ti succede, cara? Non lo so, Cemilo. All'improvviso è come se... Ecco, nemmeno io riesco a spiegarlo. Non riesci o non vuoi? Molte volte non vogliamo spiegare le cose per non dover prendere delle decisioni. Sì, ma questo è... È come voler ingannare se stessi, non ti sembra? A volte è molto meglio vivere nell'ignoranza. Sì, però non capisco perché devo ingannare me stessa. Sai una cosa? Poco fa, quando ero qui seduta aspettando che arrivasse Roberto, all'improvviso è stato come se mi passasse davanti in un film a doppia velocità l'ultima parte della mia vita. Tutto quello che ho passato. Una sensazione straordinaria che mi ha chiarito molte cose e che mi ha fatto capire che finora ho vissuto come... Come circondata da cose che non voglio e che non amo. È come se stessi vivendo una vita che non è la mia, che non mi appartiene. Come se la mia vita, in qualche modo, se la mia vita fosse guidata da qualcuno, come quella di una marionetta. Sappi che non sei l'unica, mia cara. Anche a me questo è successo moltissime volte, ma alla fine uno ci fa l'abitudine, amore mio. L'abitudine? Certo. L'abitudine e si rassegna che siano gli altri a prendere decisioni. No, zia Milù, io non posso abituarmi. Io sento che ho ancora tutta la vita davanti e sono ancora troppo giovane per dover rinunciare al mio futuro e lasciarmi andare. Ma perché dovrei farlo, no? Io, al contrario, tengo molto a dimostrare che ho la forza e il coraggio di andare avanti. E che voglio cambiare, che voglio assolutamente che tutto cambi come dal giorno alla notte. E cos'è che vuoi cambiare? Non lo so. Ecco, io ancora non ci ho pensato, però ti assicuro che sarà un cambio molto importante. Un cambio che sorprenderà molta gente. Attenta, Laura, perché i cambiamenti spaventano. E qualcuno spaventato può essere anche molto pericoloso. Certo, zia Milù. Ma io non ho paura. È molto peggio vivere come sto vivendo in questo momento. Che stiano attenti gli altri. Non so. Non so che impressione mi fanno le tue parole. Da una parte mi spaventano e dall'altra parte mi danno conforto.
Spero che passando il tempo ti siano solamente di conforto. E spero anche che tutto vada bene, che sia tutto tranquillo. E di arrivare alla fine senza perdere la fede. Però non puoi mettermi al corrente neanche un po' del tuo piano. Non puoi nascondermi tutto quello che pensi di fare. È che davvero non so, credimi, ancora non so quello che deciderò di fare, non lo so. Sento solo che devo fare qualcosa che mi faccia dimenticare il passato. Devo assolutamente fare qualcosa che cancelli tutto il male che mi ha circondato. Attenta, Laura. Nessun cambiamento nella storia degli uomini arriva mai in porto quando si procede in questa maniera. Mi sembra più che giusto che tu voglia buttarti il male dietro la schiena, però devi avere chiaro l'obiettivo al quale vuoi arrivare. E non ti sembra un obiettivo la mia felicità o desiderare una tranquillità che non ho avuto in questi ultimi anni? Sì, ma è l'amore? L'amore. Sono certa che l'amore arriverà prima o poi, solo che credo che verrà quando tutto sarà calmo, tutto sarà tranquillo, quando il mio cuore sarà completamente libero. E allora sarà bello. In fondo credo che tutte le donne aspettino che prima o poi arrivi il grande amore. Credo che sia il male di tutte le donne del mondo. Sì, però quando l'amore bussa alla tua porta, devi lasciarlo passare, perché se no, immediatamente se ne va. Tu assomigli moltissimo a me, mia cara. Però io voglio che la tua vita sia felice. Zia Milù, non devi preoccuparti. Lo sarà. E Roberto che cosa ne pensa di questo? Non lo so, ma gli chiederò perdono. Ma vuoi finirla con lui? Certo. Il cambiamento del quale ti ho appena parlato riguarda anche lui. Non posso continuare con Roberto e magari pensare al matrimonio, dal momento che è una persona che non potrò amare. E lui che dirà? Non lo so, spero che sì, che sappia comprendermi. In fondo credo che non sia mai stato innamorato di me. E se invece lo fosse? E addirittura commettesse una pazzia per te? No, zia Milù, Roberto non è certo il tipo di persona che commette pazzie di questo genere. Semmai potrebbe commetterne per il denaro, per gli affari, a seconda se lui guadagna o perde, ma solamente in quel caso però. Con l'amore e con i sentimenti non si può giocare. Cercherò di parlargli. Spero che mi perdoni e che tutto sia tranquillo. Non posso continuare in questo modo. E dopo? E dopo lascerò che passi un po' di tempo prima di prendere una decisione. E credo che capirò quale sarà la strada più giusta. Strade ce ne sono molte, mia cara, però solo una è la nostra. Quella che ci indica il nostro cuore. Una delle tante cose che dovranno cambiare in questa casa sarà l'abitudine che hanno certe cameriere di mettere il naso in cose che non le interessano. Perché non mi piace di essere spiata, specialmente se poi a spiarmi è qualcuno che lo fa per conto d'altri. Esmeria, è proprio a te che sto dicendo queste cose. A me? Mm-hmm. Signorina, non so di che cosa stia parlando. Non ti preoccupare. Strano che tu non sappia di che parlo, perché è raro, anzi rarissimo, che in questa casa tu non sia presente quando stiamo parlando, e specialmente quando stiamo parlando di cose segrete e molto importanti. Sì, è con te. È proprio con te che ce l'ho, Esmeria. Con me? Sì, sì, esattamente con te. Tu devi smetterla di spiare per tutta la casa. Smettila di spiare la vita della gente. È in errore, signorina. Ci sono delle cose sue che mi riguardano molto. Così come ci sono delle cose mie che riguardano moltissimo anche lei. Attenta, Laura. Quella donna mi sembra che sia molto pericolosa. Sì, ma non temere. Comunque non mi farà certo cambiare le mie decisioni. Ma Laura, non hai paura? Certo che ho paura. Come potrei non averne? Però sono contenta, capisci? Sono felicissima di sentire che ho finalmente dentro di me la forza per andare avanti. E con la quale sento che potrò vincere.